Nino Di Matteo, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è stato membro del CSM dal 2019 al 2023 ed è autore oggi insieme a Saverio Rodato del libro dal titolo Il colpo di spugna, Trattativa Stato-Mafia, il processo che non si doveva fare, pubblicato da Fuoriscena. Anzitutto la ringrazio per essere qui con me e per la sua disponibilità. Sono io che ringrazio voi. Allora, questo libro ci dà sicuramente la possibilità di fare un'analisi più approfondita in merito ad un capitolo che possiamo definire buio della storia recente del nostro paese ed è sicuramente anche il momento di fare delle riflessioni, non solo su quello che è accaduto, cioè sulla trattativa Stato-Mafia, i fatti che sono stati ormai accertati, ma anche e soprattutto sulla sentenza della Corte di Cassazione, su cosa significhi questa sentenza. E io partirei da qui. Lei nel libro dice che appunto le motivazioni della sentenza della Cassazione mortificano il lavoro dei magistrati, l'impegno e il coraggio dei giudici. E perché fa questa affermazione? Guardi, intanto parto da una considerazione della quale sono convinto. Le sentenze della magistratura tutte devono essere rispettate, ma possono essere criticate, anche quelle della Cassazione, che non hanno il crisma della infallibilità. Forse bisogna ricordare, per arrivare a rispondere alla sua domanda, sinteticamente quello che è stato l'andamento del processo. In primo grado sono stati condannati per il reato di violenza o minaccia al corpo politico dello Stato, sia i mafiosi che gli esponenti delle istituzioni che ritenevamo avessero svolto la funzione di tramite della minaccia tra la mafia e i governi della Repubblica. In secondo grado sono stati condannati i mafiosi e sono stati assolti gli interlocutori istituzionali, ma per difetto di dolo, con la formula perché il fatto non costituisce reato, ma i fatti erano stati ritenuti pienamente provati anche dai giudici di appello. Ricordiamo, mi scusi se la interrompo, qual era l'accusa? Il Il reato reato contestato contestato. era appunto di minaccia a corpo politico dello Stato, nel senso che i mafiosi avevano minacciato lo Stato di continuare a fare altre stragi se non avessero ottenuto determinati benefici legislativi. Gli esponenti delle istituzioni, in particolare gli ufficiali dei carabinieri, che avevano avviato l'interlocuzione a distanza con Riina e Provenzano tramite Ciancimino, erano accusati a titolo di concorso al reato contestato ai mafiosi perché avevano svolto la funzione di tramite, di cinghia di trasmissione delle minacce mafiose ai governi e per questo erano stati condannati in primo grado. In secondo grado i fatti erano stati confermati tutti, ma gli esponenti delle istituzioni erano stati assolti per difetto di dolo. Si diceva sostanzialmente, per chiarire anche a chi non è addetto ai lavori, i fatti ci sono stati, la trattativa c'è stata, i carabinieri hanno fatto da tramite tra la mafia e lo Stato, e però lo hanno fatto a fin di bene, cioè non con il dolo di minacciare lo Stato, ma per evitare altre stragi. Però una cosa ci tenevo a dire, altrimenti non possiamo arrivare alla sentenza della Cassazione. Quella sentenza, pur assolutoria nei confronti di alcuni esponenti delle istituzioni, sanciva alcuni fatti veramente gravi, e cioè, ne cito tre i più importanti, che durante il periodo delle stragi una parte dello Stato aveva cercato e aperto un dialogo con una parte della mafia, la cosiddetta ala moderata che faceva capo a Provenzano.
per cercare di neutralizzare l'ala stragista che faceva capo a Riina. Quei giudici si esprimevano in questo senso. Era stato stipulato un patto con un nemico per neutralizzarne e sconfiggere un altro ancora più pericoloso. Una seconda conclusione di quella sentenza. La mancata perquisizione del covo di Riina era un segnale che nell'ambito della trattativa era stato dato di apertura rispetto all'ala cosiddetta moderata di Cosa Nostra. Ancora, quei giudici scrivevano che la latitanza di Provenzano, nel periodo immediatamente successivo alle stragi, era stata protetta da alcuni esponenti delle istituzioni, da alcune frange del reparto operativo, del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. E questo era stato fatto perché in quel momento, per cito le parole della sentenza, indicibili ragioni di interesse nazionale, conveniva che Provenzano fosse libero, proprio perché Provenzano nel frattempo incarnava quell'ala di Cosa Nostra e comandava, rappresentava il vertice di quell'ala di Cosa Nostra che non voleva proseguire nelle stragi. Quindi dei fatti molto, molto precisi, molto gravi. Cioè un patto intervenuto tra una parte dello Stato e una parte della mafia. Questa sentenza della Cassazione, a mio avviso inopinatamente, non limitandosi a un controllo di legittimità, ma entrando pesantemente nella valutazione del fatto, cambia la formula assolutoria per i carabinieri che non vengono più assolti perché il fatto non costituisce reato, ma per non avere commesso il fatto. E addirittura arriva ad assolvere anche i mafiosi, derubricando la minaccia da consumata attentata, come se la minaccia portata avanti a suon di bombe e ricatti non fosse stata percepita come tale dagli esponenti del governo e delle istituzioni. Fatto che, a mio avviso, è smentito da una considerevole mole di elementi di prova, che non sono soltanto consistenti nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma anche nelle dichiarazioni di molti e autorevoli esponenti istituzionali dell'epoca, tra i quali quello che poi sarebbe diventato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che hanno invece acclarato che in quel momento, nel 92, ma soprattutto nel 93, all'inizio del 94, i vertici delle istituzioni avevano perfettamente chiara la minaccia di Cosa Nostra e avevano perfettamente chiaro che le bombe venivano messe per ottenere alcuni benefici legislativi. Ecco, lei ha citato Giorgio Napolitano. Questo, è uno dei protagonisti, di questo processo, perché, ci sono state delle intercettazioni che lo riguardavano, per quanto riguarda una telefonata, un'intercettazione mentre parlava con l'ex ministro, dell'Interno Nicola Mancino, che all'epoca era indagato per falsa testimonianza, se non sbaglio, lei mi corregga se sbaglio, nell'ambito del processo per la mancata cattura appunto di Bernardo Provenzano, a Mezzojuso nel 1995. E quelle intercettazioni poi furono distrutte e ne fu impedito l'utilizzo in sede processuale. Io non so fin dove ci possiamo spingere parlando di questo argomento. Di questo argomento, però colgo l'occasione per chiederle qualche riflessione, perché da cittadina, insomma, credo che questa vicenda sia una vicenda abbastanza infelice e che quantomeno abbia gettato un'ulteriore ombra sull'operato di determinati politici, sui rapporti tra lo Stato e la mafia. E quindi, e anche probabilmente ha generato un po' di sfiducia nei cittadini, come se ci fossero delle cose che appunto l'opinione pubblica non debba mai venire a sapere, non possano essere mai raccontate. Come dovremmo interpretare oggi quella vicenda? Guardi, è
È fin troppo ovvio che non dirò nulla sui contenuti di quelle telefonate, ci mancherebbe altro. E posso dire quello che è già noto, che vennero intercettate, correttamente diceva lei, sull'utenza dell'allora indagato Nicola Mancino, non una, ma quattro telefonate con il Presidente della Repubblica Napolitano. Noi non le ritenemmo penalmente rilevanti, ma pensavamo che dovessero essere comunque messe a disposizione delle altre parti processuali per consentire loro di esercitare il loro diritto di valutare se per loro presentassero degli aspetti di penale rilevanza. In realtà, quando manifestammo questa intenzione, la Presidenza della Repubblica si mosse con una iniziativa veramente forte, cioè sollevò il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale, ritenendo che la Procura della Repubblica, benché autorizzata dal giudice per le indagini preliminari ad effettuare le intercettazioni sull'utenza di Mancino, non avrebbe nemmeno dovuto leggere e valutare le conversazioni con Napolitano. Quello fu un segnale molto importante e negativamente importante, direi devastante per la Procura di Palermo. Nel pieno delle indagini, sostanzialmente la massima autorità istituzionale accusò, a mio avviso assolutamente inopinatamente, e la Procura della Repubblica di Palermo, quindi noi, di avere agito al di fuori delle prerogative dell'autorità giudiziaria. E quello è stato un momento che ha segnato anche simbolicamente uno stop alle indagini nostre, nel senso che da quel momento in poi la Procura di Palermo venne anche pubblicamente additata come contraria al rispetto delle regole, come insensibile rispetto delle regole. Addirittura noi magistrati venimmo definiti eversori, e quando morì il consigliere giuridico del presidente napoletano Loris D'Ambrosio, anche assassino. La Corte Costituzionale poi impose la distruzione di quelle conversazioni, e quindi le conversazioni sono state distrutte. A noi rimane una consapevolezza, quella di aver agito nel pieno rispetto della legge, quella di avere custodito la segretezza dei contenuti di quelle registrazioni. Nessuno di noi, nessuno dei pochi che erano a conoscenza di quei contenuti, ha mai lontanamente pensato di utilizzarli per fini che fossero diversi da quelli istituzionali. Rimane la consapevolezza, da questo punto di vista, concordo con l'amarezza che lei ha manifestato nella sua domanda, che comunque privare i cittadini, l'opinione pubblica, anche semplicemente della possibilità di conoscere i contenuti di quelle conversazioni, significa esporsi a un rischio che è veramente forte. Da una parte aumentare, accrescere il senso di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ma dall'altra parte, scendo ancora più nel concreto, esporsi al rischio che qualcuno possa un giorno o l'altro anche inventarsi di sana pianta i contenuti di quelle conversazioni per finalità non lecite, senza possibilità di essere smentito, perché diciamo il corpo della registrazione, quindi la possibilità di verificare l'esattezza o meno di determinate affermazioni, non c'è più. E quindi io ritengo che questa sia stata una pagina molto significativa, che non coincide, diciamo, con l'oggetto del processo, ma che certamente lambisce il processo in un momento in cui stava proprio iniziando il dibattimento, e
indica a dita la procura di Palermo come una procura eversiva delle regole. E questo, secondo me, non è assolutamente rispondente alla verità, perché, ripeto, noi abbiamo chiesto una intercettazione nei confronti di un indagato, è stata autorizzata da un giudice, noi non abbiamo mai divulgato conversazioni che non abbiamo mai depositato a disposizione delle parti conversazioni che non fossero penalmente rilevanti, eppure ci siamo trovati accusati di qualcosa che non avevamo fatto. Nei miei confronti venne anche aperta, su sollecitazione proprio degli uffici del segretario generale del Quirinale, una inchiesta disciplinare che però dopo un anno si è chiusa con un'archiviazione, proprio perché non venne ravvisato nessun comportamento illecito o disciplinarmente rilevante da parte mia. Giovanni Falcone nel 1991, in un libro che pubblicava dal titolo Cose di Cosa Nostra, parlava già di dialogo tra Stato e mafia e diceva che la mafia si alimenta dello Stato e allo Stato adatta il proprio comportamento al suo. Sono parole che lette oggi fanno forse ancora più effetto, soprattutto dopo i fatti emersi attraverso il processo Stato-mafia. Ecco, come si spezzano questi legami, come contrastarli efficacemente e magari definitivamente? Guardi, se ancora dopo oltre 150 anni nel nostro paese si parla di mafia, se siamo arrivati alla 18ª legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia e ancora non è stata vinta la guerra, è proprio perché la mafia, in particolare Cosa Nostra siciliana, non è mai stata soltanto un fenomeno criminale comune, ma si è alimentata dei rapporti con il potere e con le istituzioni. È sempre stato così. Quindi la guerra potrà essere vinta, al di là delle singole battaglie, la guerra potrà essere vinta soltanto a condizione che si spezzi definitivamente il nodo dei rapporti tra la mafia e la politica, tra la mafia e le istituzioni, tra la mafia e le pubbliche amministrazioni. Allora, io credo che per fare questo sia intanto necessario non solo l'impegno della repressione poliziesca e giudiziaria, è importante ma non è sufficiente, ma sia necessario un impegno politico, sia necessario un impegno politico che metta intanto la lotta al sistema mafioso ai primi posti dell'agenda politica di qualsiasi governo, di qualsiasi colore. E poi si deve accompagnare, accanto all'eventuale responsabilità penale di certi comportamenti, anche la responsabilità di tipo politico. Cioè, anche faccio un esempio, i partiti politici dovrebbero capire che, al di là della commissione o meno di un reato, se un soggetto candidato nelle proprie liste mantiene dei rapporti con dei mafiosi consapevolmente, sapendo che quelli sono mafiosi, anche se questi rapporti non rappresentassero e non integrassero un'ipotesi di reato, quei rapporti dovrebbero essere sanzionati a livello politico, per esempio attraverso l'esclusione dalle liste. Fino ad ora purtroppo non è stato così. Il dramma di questo paese è che si è identificata la responsabilità di certi comportamenti e di certe collusioni con la sola responsabilità penale. Se non c'è o non viene provata la responsabilità penale, nel nostro paese non viene fatta valere la responsabilità politica, la responsabilità disciplinare, la responsabilità deontologica. È stato sostanzialmente delegato tutto sulle spalle della magistratura, dell'inchiesta penale, dei pubblici ministeri e dei giudici penali. Questo è il dramma che ancora oggi ci fa fare i conti
con una mafia che magari è diversa rispetto a 30 anni fa, ma che, le assicuro, è ugualmente pericolosa perché è più nascosta, più insidiosa e forse anche rispetto a 30 anni fa, più capace di movimentare ingentissime quantità di denaro, di influenzare la grande economia, la grande finanza e di riciclare i soldi sporchi in attività lucrose apparentemente lecite. Il primo processo alla mafia, il maxi processo, quello portato avanti appunto da Falcone e Borsellino, all'epoca ha destato molto interesse dal punto di vista dell'informazione, non solo in Italia, ma anche all'estero. E c'è stato anche comunque un dibattito pubblico in merito ai fatti di quel processo lì. La stessa cosa non è avvenuta per il processo sulla trattativa Stato-mafia. È come se ci fosse stato un po' di tabù, se ne occupavano solo gli addetti ai lavori, diciamo, e poi ci sono stati anche pochi giornalisti a tenere le luci, i riflettori accesi sul processo sulla trattativa Stato-mafia. Eppure, i fatti che sono emersi da quel processo, come lei ci ha, raccontato, appunto, sono di una certa importanza e gravità. Come mai è successo questo, secondo lei? Io credo che la sua analisi, che condivido, sia il frutto di alcuni fattori concomitanti. Intanto è indubbio che il maxi processo attirò la giusta attenzione internazionale perché era la prima volta che in un unico grande processo si voleva dimostrare la unicità dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Per la prima volta, diciamo, anche attraverso la collaborazione di alcuni uomini cosiddetti d'onore che erano fuoriusciti da Cosa Nostra e avevano iniziato a collaborare con la giustizia. C'è un altro fattore che secondo me è da considerare, e lo dico con amarezza, e cioè che fino a quando si tratta di processare, anche in un processo giustamente storicamente importante come il primo maxi processo, i mafiosi, l'ala militare della mafia, e allora quel tipo di processo, comunque, tranne che ai mafiosi, è gradito alle parti politiche, all'opinione pubblica, ai cittadini di questo paese. Nel momento in cui il focus del processo si sposta su eventuali rapporti che riguardino esterni a Cosa Nostra, tanto più come nel caso del processo trattativa Stato-mafia, esponenti delle istituzioni, e allora il gradimento generalizzato, il consenso generalizzato e l'interesse generalizzato vengono meno. Guardi, soprattutto quello che ha colpito in questi anni è stato un altro fattore, la distorsione della realtà processuale, la volontà di far credere che noi ci siamo mossi soltanto sulla base di un teorema, mentre invece noi ci siamo mossi su fatti che erano venuti fuori anche prima della nostra indagine, a partire da una dichiarazione dello stesso generale Mori, che quando ancora non era nemmeno indagato per questi fatti, nel ricostruire la genesi dei suoi rapporti con Vito Ciancimino, affermò di essersi rivolto a lui, consapevole che il Ciancimino poteva facilmente rapportarsi a Riina e Provenzano, dicendogli: signor Ciancimino, cos'è questo muro contro muro tra lo Stato e la mafia? Cosa vogliono questi per fare cessare le stragi? Noi ci siamo mossi partendo da queste parole, cioè partendo da una ricerca del dialogo con i vertici di Cosa Nostra, ricerca del dialogo molto grave, sempre a mio avviso, ma ancor di più in un momento nel quale, come era quello lì,
Il sangue delle vittime delle stragi era ancora caldo sull'asfalto. Noi ci siamo mossi da questo, abbiamo sempre cercato di riscontrare fatti, di muoverci sulla base di valutazione di fatti. E mi lasci dire, io credo che nemmeno questa sentenza della Cassazione, nemmeno queste poche decine di pagine che intendono contraddire le conclusioni che sui fatti sono state formulate dai giudici di primo e di secondo grado, nemmeno queste pagine della Cassazione riescono a cancellare l'oggettività dei fatti che siamo riusciti a dimostrare. Oggi è facile dire la Cassazione ha assolto tutti, quindi non c'era nulla. Io non condivido, ma ovviamente devo rispettare le conclusioni giudiziarie, le sentenze, ma non posso non dire, questo è stato anche uno dei motivi che mi ha indotto a scrivere, assieme a Saverio Rodato, il libro Il Corpo di Spugna, non posso non dire e non ricordare che determinati fatti, a mio avviso molto gravi e importanti, sono rimasti lì intatti nella loro dimostrazione attraverso le prove. Infatti, come diceva lei, in questi anni, a seguito del processo sulla trattativa Stato-mafia, ci sono stati degli attacchi molto pesanti contro la magistratura e poi anche il tentativo appunto di screditare pesantemente lei, il suo lavoro. E sempre più spesso, come lei ricordava, abbiamo sentito definire la trattativa Stato-mafia come un teorema inesistente, una bufala addirittura. E bisogna anche ricordare che intanto nel frattempo lei ha continuato a vivere sotto scorta perché è minacciato dalla mafia, proprio per il suo lavoro, per il lavoro che porta avanti contro, le mafie. Immagino siano stati anni molto difficili. Come si fa ad affrontare tutto questo? Quindi, da un lato anche le calunnie, e in più doversi anche difendere, essere sotto scorta per difendere la propria vita, perché si porta avanti un lavoro così importante. Ma guardi, le confesso che certe volte me lo chiedo anch'io, però parto sempre da un concetto fondamentale. Intanto io mi reputo fortunato perché ho fatto e faccio quello che sognavo di fare quando ero un giovane studente di giurisprudenza, il magistrato che si occupasse di processi di mafia. Poi le devo dire questo, che quando si intraprende una strada, anche se questa strada è molto difficile, ma se si ha la serenità di fondo e la consapevolezza di cercare di fare il proprio dovere, continuare a farlo non è una questione mai di eroismo, non esistono questi concetti, ma di dignità. Se ci si dovesse fare condizionare dalle minacce, dalle difficoltà, non si sarebbe degni di indossare la toga che tanti hanno onorato anche fino alla morte. Certo, le confesso una cosa, che quello che mi ha dato più fastidio e che continua a darmi più fastidio è che per attaccare il mio lavoro, dicono che io mi sono sempre soltanto occupato di questi processi che hanno riguardato i contatti tra Cosa Nostra ed ambienti esterni e che mi sia occupato, riprendo l'espressione di alcuni giornalisti, opinionisti, di fuffa dell'antimafia. Questo da un lato mi fa rabbia, dall'altro mi fa ridere perché comunque io nei 30 anni in cui mi sono occupato di mafia ho istruito decine, centinaia di indagini, di processi che sono sfociati anche per fatti gravi, anche per le stragi, anche per l'uccisione di magistrati, in decine e decine di ergastoli definitivi. Mi sono occupato di tutto. Adesso leggere appunto in senso quasi dispregiativo, ironicamente dispregiativo, delle falsità
non fa piacere, ma ripeto, credo che bisogna andare avanti per rispetto di se stessi e della funzione che si ricopre. E allora approfitto di questa occasione anche per chiederle, per conoscere il suo parere in merito alla riforma della giustizia, che prevede una serie di cambiamenti, no? L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la modifica del reato di traffico di influenze illecite, poi c'è la legge ribattezzata legge Bavaglio, che vieta appunto ai giornalisti di pubblicare integralmente o per estratto il testo dell'ordinanza cautelare e poi anche la questione delle intercettazioni. Queste misure sono realmente a tutela del cittadino? Sono pensate per tutti i cittadini oppure rappresentano un rischio di una deriva, insomma, nel nostro paese, sia sul piano della legalità che della libertà di stampa e quindi anche del diritto dei cittadini ad essere informati. Sì, a parte il fatto che purtroppo da anni le riforme e i progetti di riforma si susseguono l'uno dietro l'altro, quindi sembra quasi che non ci sia nessuna organicità nel tentativo di riformare la giustizia. A me colpiscono due fattori. Intanto la distanza, mi creda, siderale tra le questioni di cui si dibatte oggi nell'agone politico e in Parlamento, le riforme che intendono far approvare, e quelle che sono le esigenze reali della giustizia, che sono legate, soprattutto parlo per il settore penale, alla lentezza dell'accertamento processuale. Non si fa nulla per snellire, velocizzare i processi, si parla di tutt'altro. E allora, nel parlare di tutto quello che è in cantiere, che lei dovesse ricordato anche nei punti più significativi, io vorrei dire questo: dobbiamo avere uno sguardo d'insieme. Non dobbiamo semplicemente considerare l'una riforma o l'un progetto di riforma distinta dall'altra riforma o dall'altro progetto di riforma. E a me è proprio lo sguardo d'insieme che preoccupa, perché se noi mettiamo insieme tutti questi progetti, io penso che ci rendiamo conto che il rischio è quello di creare una sorta intanto di scudo di protezione per i potenti, di creare una giustizia a due velocità, magari giustamente efficiente e rigorosa nei confronti delle manifestazioni criminali tipiche degli ultimi della società. E invece una giustizia con le armi spuntate nei confronti delle manifestazioni criminali dei colletti bianchi e di chi gestisce e detiene il potere. E questo è in spregio alla nostra Costituzione, in spregio rispetto al principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Io sono molto preoccupato perché attraverso queste riforme, alcune anche di rango costituzionale, come quella sulla separazione delle carriere di giudice e pubblici ministeri o quella sull'abrogazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, altre invece come quelle che ha citato lei sull'abuso d'ufficio oppure sul divieto di pubblicazione di atti ancorché non più coperti da segreto investigativo o sul bavaglio ai magistrati, da queste riforme, dall'insieme di queste riforme, e viene fuori una menomazione, diciamo, della possibilità di capire e far capire come viene esercitato, eventualmente anche in maniera patologica, il potere a tutti i livelli nel nostro paese. Viene meno l'incisività, in parte, delle indagini della magistratura, viene meno attraverso il bavaglio alla stampa la possibilità del controllo sociale e politico sull'operato di chi detiene il potere. E questo è altrettanto grave. E io credo che sia proprio la visione di insieme delle varie riforme a doverci preoccupare. In questo senso, nonostante molti pensino il contrario, pensino che il magistrato dovrebbe
limitarsi ad applicare le leggi già esistenti, e questo dell'applicazione delle leggi è scontato. Ma io penso, al contrario di chi invece non ritiene che il mio pensiero sia giusto, che a fronte di questa situazione il magistrato abbia non solo il diritto a intervenire nel dibattito pubblico in maniera critica, ma io direi anche il dovere di farlo. Il dovere di farlo, perché ci avviamo, ripeto, sempre più ad una forma di giustizia che si adegua ad una visione in qualche modo classista della società e ad una visione che non è conforme ai principi costituzionali che devono costituire invece il nostro faro.